doveva assolutamente risultare che Templari si autoaccusassero di adorare Satana con il nome di Baphomet. Ebbene, Baphomet non era affatto il signore del male, come credono ancora oggi certe società segrete che purtroppo arrivano addirittura a sacrificare gli esseri umani. Ma un insieme di simboli che, correttamente interpretati, consente di conoscere la vera identità del male e liberarsi dal suo influsso. Fu camuffato da mostro per proteggerlo dall'oscurantismo cattolico, affinché il suo prezioso contenuto non venisse né censurato, né insabbiato, né arso sul rogo. I simboli di cui è composto richiedono una cultura esoterico-sapienziale per essere correttamente interpretati. Il vero esoterismo, infatti, non nacque per nascondere le verità al mondo, ma per poterle tramandare senza essere uccisi da tutti quei poteri, occulti o meno, che, dominando con l'ignoranza, vedevano nella conoscenza delle verità, e dunque nella sapienza, la loro più grande nemica. E il vero nome di Baphomet è proprio sapienza, che in greco si dice Sofia. Tutto ebbe inizio nel 650 a.C., quando gli ebrei, schiavi dei babilonesi, scoprirono che il nome del Dio che aveva creato e protetto i loro odiati padroni si chiamava Signore degli Abissi, che in sumero si dice En-I. E ritenendolo quindi causa dei loro mali, lo dichiararono nemico e avversario, che in ebraico si dice, guarda caso, Satan. Poco importava loro che in realtà Enki avesse salvato non solo i babilonesi, ma tutta l'umanità. Agli ebrei dell'epoca interessava solo vendicarsi dei carcerieri, invidiati per le loro conoscenze e odiati per il loro potere. E così iniziarono ad adorare il Dio a cui il Signore degli Abissi si era ribellato per salvare gli esseri umani. E sapete da cosa? Dal diluvio universale. Suo padre, An, il re del cielo, su richiesta dell'altro suo figlio, Enlil, re dell'aria, aveva decretato unitamente al concilio degli dei che la creazione di Enki, ovvero l'umanità stessa, venisse sterminata. E anche qui, ai sacerdoti ebrei, poco importava che gli dei del cielo fossero coloro che avevano tentato più volte di distruggere l'umanità, prima con le malattie, le carestie e ora con il diluvio. Fu per questo che, attingendo ai miti sumeri e babilonesi contenuti nella biblioteca di Assurbanipal, scrissero una religione completamente alla rovescia, dove si autoproclamarono popolo eletto, tutelato dagli dei del cielo, gli Elohim. Il nome deriva dall'accadico Ilum. Il vero messaggio di Baphomet è infatti che la violenza è inutile, non dona potere né migliora il mondo. Il segreto di Sofia insegna che solo armonizzando il male con il bene, solo equilibrando l'istinto bestiale di sopraffazione con l'intelletto, l'uomo e la donna di buona volontà si evolvono